Ma scusa, non hanno la durata di un film, uno. E che vuol dire? Ma qual è la durata di un film? Secondo me è una stronzata. Da un'ora e mezza in su? No, da 60 minuti tecnicamente. In su. Ma nessuno li fa di 60 minuti. Invece sì. Dai, sono pochi. Sì, noi iniziano a diventare sempre più lunghi. Noi di Tony Trupia. Certo che dice perché? Perché iniziano a diventare sempre. Perché ci sono le serie TV. Perché gli episodi delle serie TV sono di un'ora. O un'ora e venti o un'ora e mezza a volte. Addirittura gli episodi degli anime adesso stanno iniziando a diventare. Allora, di anche un'ora le serie e mezza. TV sono film. Certo. La battaglia dei bastardi sì, non è un film? Quello sì. Certo che è un film, la serie TV. E perché facciamo differenza tra serie TV e film? Perché inizialmente le serie TV sono nate perché hanno una, come dire, come si dice? Non si conclude la storia, non si conclude l'arco narrativo, si conclude un mini arco narrativo all'interno dell'episodio, ma non si conclude l'arco narrativo totale dei personaggi. Quindi è una narrazione su più episodi. In GTA non mi è sembrato concluso l'arco dei personaggi, è stato concluso l'arco dello spettacolo. Non è necessario. Ma perché era un mezzo documentario. Però l'hanno fatto, in realtà sì, cioè nel senso una volta l'obiettivo del film era fare l'Amleto su GTA, l'Amleto su GTA l'hanno fatto. Di base. Io non voglio dire che un documentario non è un film. Ah, no, un documentario è un film. Appunto. Però questo, anche essendo un documentario, non è un film per me. Non so perché. Perché? Per la tua concezione di film, esatto. Classica. Ma no, ti parlo anche cioè, tecnicamente, questo cioè GTA lì di Grand Theft Auto ha un inizio con un obiettivo dei personaggi, uno sviluppo e una fine. Un film. Non è un film, magari da un punto di vista tuo visivo, perché esatto. È fatto su GTA. Ok. Ok, ma Ready Player One potrebbe essere un esempio. Ok. È un film. Perché certo. È stato fatto da con persone umane, effetti speciali. E... Ma pure questo. Persone, sì, attori. Dietro. Attori. Non lo so, però vedi un mondo virtuale. Dietro un mondo virtuale, cioè noi questi attori non li vediamo mai. No, è questo che magari può confondere. Beh, però che vuol dire? Scusa, anche un film animato è uguale. Lo so, però qua cioè, è già entrato nel nostro immaginario. Allora, dimmi che figure c'erano là? A parte loro che giocavano. No, non è che giocavano, loro facevano il loro. Facevano GTA, facevano Amleto. Ok. Su GTA. Appunto, loro. Persone che hanno fatto parte di quello. Il montatore. Ok. Basta. E quindi? Chi fa parte di quel film? Gli attori? No, chi tanto monta... per già diversificare da un documentario, che lo reputo un film. Ok. O come stai dicendo adesso, cosa hai detto adesso, non mi ricordo già più. Sull'immaginario... No. Ah, che sono attori e persone dietro a un mondo virtuale, che non vediamo mai. E quindi? Perché non è un video YouTube. Ma non mi puoi dire che è un video di Blur. Però un video che YouTube. Gioca e questo allora, è un film. Ma dipende come è fatto il video YouTube. Certo che dipende come è fatto. Cioè, tipo. Dei video YouTube. Ma tipo la cosa, come si chiama? La live del treno in Norvegia. È un film. Non è un film. Non è un film. È un film. Film. Perché? Perché i film sono come treni della notte. Matteo, non ti stai aiutando, questi tesi non reggono il discorso. È un film, perché, cioè, perché è tutto, cioè un film che cos'è? È un prodotto audiovisivo ormai, è un media. Quindi un video su TikTok è un film? È un piccolo film, sì. Film, che vuol dire? Film, è tecnicamente è la pellicola, il film. Ok, a livello tecnico del film, è la pellicola. Dato che la pellicola non esiste, non si usa più. Ok, è rimasto il concetto di prodotto. Ok, allora parliamo del concetto allora più intrinseco al film, non che il significato della parola film. Ok. Quindi cos'è per te un film? Un film è qualsiasi cosa che sia fatto su un video. Cioè,
qualsiasi prodotto qualsiasi, eppure forse adesso per mia poi magari reality show, magari Temptation Island non lo considero proprio un film, ok, grande film, ecco, però non è un grande film ma è un film, però il film può essere un prodotto, può essere un film, è un prodotto, va, certo, bene, ma che differenza c'è tra prodotto e film? Lo sguardo del regista, okay, cioè quello che mi vuoi per, dire. Però scusa, se tu giochi è come se fosse un'opera d'arte, cioè un'opera d'arte, non come se fosse. Ok, allora distinguiamo tra, cioè, per quello dici, esatto, cioè, perché tu equivale, fai equivalere film a opera d'arte in un certo, sì, senso. Ok, per esempio il videoclip, quello che ci ha fatto vedere Sergio, sì, Anima si chiamava, no? Può essere su di Radiohead. Quello è un videoclip, ma è, può essere considerato un cortometraggio, okay, ed è un'opera d'arte. Ma perché è fatto da un autore? Sorry di Justin Bieber, il videoclip, cioè, ok, no, è un film quel videoclip, non lo so, non ce l'ho presente, non lo so, un videoclip del un videoclip passo, di musica di ok pop che non si l'ha fatto qualcuno comunque, no, certo, ci sono molti videoclip che sono opere d'arte, però ci sono certi videoclip che sono dei videoclip, è una tipologia di video, come il gameplay di un youtuber è un gameplay, ma perché, non è un film. Perché tu stai distinguendo, è come fare, tu stai etichettando in base un po' a, cioè stai mettendo dei separati, in certo senso dici questo è un videoclip, questo è un film, questo è, ma non posso dire che tutto è un film, invece razzo. Sì, perché? No. perché che bisogno c'è di distinguere in un certo senso. Allora, qui però raggiungiamo livelli un po' troppo astratti. Che bisogno c'è di distinguere? Cioè, nel senso, se una serie TV ormai la fanno a Venezia come un film. Ma la serie TV ha tutte le caratteristiche di un film, solo che è dilatato nel tempo. No. No. Non di un film classico. Cioè? Cioè, nel senso, ok, dilatato nel tempo, però ha una struttura completamente diversa. Sì, però è solo, no, è dilatata. È più o meno, nel senso che comunque, cioè se tu prendi, cioè è molto diverso scrivere o fare una, certo, serie TV. Certo che è diverso, però, okay, però il finish, diciamo, è quasi lo stesso rispetto a un video YouTube di un sono YouTuber. Sulla stessa base. Ma dipende che video YouTube dici. Secondo me c'è distinzione tra voler esprimere un messaggio con la tua, con il prodotto, o voler semplicemente intrattenere. Però, però all'inizio il cinema è nato come intrattenimento e basta. Ok. Cioè il treno che passa dei Lumiere non era nient'altro che intrattenimento per loro dell'epoca, chiaramente. Allora dovremmo chiamare cui, i film di cui, GTA cioè, film e i film che per noi cioè semplicemente tu fai una distinzione in un altro modo. Tu elevi certi tipi di film perché ti danno qualcosa in più effettivamente, sì, e ci sta in un certo senso, che dici non lo so, Poor Things è più un film di un qualsiasi film Marvel o di un video YouTube perché è più elevato, perché c'è una visione, perché c'è come dice, come diceva Aldo Truffaut, vabbè, la visione del cinema e di mondo. Un autore ha una visione di cinema e una visione di mondo. Ma come farli da sentieri. Però alla fine un po' tutto è un film. Poi che siano film magari di categoria minore o comunque, cioè, però alla fine sono prodotti audiovisivi. Forse usare la parola film è anche in un certo senso erroneo, nel senso che effettivamente è prodotto. Quello stiamo parlando, infatti. Cioè che è un prodotto audiovisivo, non posso dire di no perché anzi, abbiamo pure visto il festival. Però è un prodotto audiovisivo, cioè non lo so. A me non convince questa distinzione così netta, perché appunto in un certo senso se tu è un po' come l'animazione che viene considerata una roba a parte, un genere sostanzialmente, è come se fosse un genere, viene considerata a parte rispetto agli altri film. È una cazzata perché se tu prendi qualsiasi film d'animazione fatto come si dice, cioè un film di Miyazaki, un film anche uno dei film recenti di Spider-Verse, quelli là sono film anche molto migliori rispetto a molti che escono. E semplicemente vengono snobbati perché usano l'animazione, ma tra l'altro lo fanno in un modo che
a parte originale in generale, ma comunque lo fanno usando l'animazione come mezzo narrativo, sì, non come genere. Cioè non è un genere l'animazione, l'animazione infatti copre tantissimi generi, mm-hmm, cioè quindi quello è, cioè, se tu generalizzi da questo punto di vista, cioè se la, chi generalizza da quel punto di vista, allora se un giorno uno fa un video di YouTube che è effettivamente è assimilabile a un film vero e proprio, come lo intendiamo noi, verrà snobbato perché no, perché è un video di YouTube, no. Ma un conto è un... Cioè, secondo me, mettere dei limiti, perché quello che c'è adesso non è considerabile magari canonicamente un film, vuol dire poi che in futuro questi limiti magari limiteranno qualcuno che effettivamente farà qualcosa di diverso. Come l'animazione adesso viene, in un certo senso... Okay, ma io non dico che... Cioè, secondo me, se tu dici Grand Theft Auto non è un film... Ma può essere è una penalizzazione nei confronti di qualcuno che ha provato a fare qualcosa effettivamente di particolare. Ok, ma può essere anche una cosa che appunto a te è piaciuta, mm, può anche esserti piaciuta e pensare che non è un film. Ok. A me non è piaciuta, a meno che, cioè, scindendo il fatto che è un film o meno. Poi, però vedi, pensare al fatto che l'ho visto, okay, lì, mi dico, boh. Vabbè, però ho capito, esatto, tu dici non è un film e in un certo senso lo stai sminuendo. Ma cioè, non mi è piaciuto in generale. No, cioè, però lei, per esempio, lei dice, mi è piaciuto ma non lo considero un film. E quindi, cioè, nel senso, qual è il punto? Cioè, come dire, è un difetto, in un certo senso, o comunque un abbassamento del pregio del film, del prestigio del film, perché non è un film e quindi è una cosa minore, più di caratura più bassa in un certo senso rispetto a un film che può essere cioè l'isola degli idealisti. Ecco, l'isola degli idealisti, allora che film è? Se Grand Theft Hamlet non è un film. È un film di merda. Cioè, non lo so, però appunto io ti dico, probabilmente la penso così, ma perché sono ancora nella mia ignoranza. È una cosa nuova, non l'ho mai visto. Io GTA l'ho sempre associato ai videogiochi. Okay. Cioè, forse prima di questo film, cioè, non l'ho mai visto così tanto, okay, neanche una partita ho fatto. Però scusa, ecco, anche un videogioco, adesso non, magari, ecco, un videogioco non tipo League of Legends, prendiamo un videogioco... tipo bello, non ne so, eh? Bello, no, di quelli belli, quelli che hanno una storia. Elden Ring meno, Spider-Man o Red Redemption. Vabbè, quei videogiochi che hanno il gameplay, però di base tu stai seguendo anche una storia, stai seguendo Baldur's Gate 3. Stai seguendo dei personaggi che hanno degli archi narrativi, stai seguendo una sceneggiatura. E penso, quello, perché non fare un film? No, e dico, no, perché pensi, in che senso? No, secondo me lui vuole dire, quello perché non è un film più lungo, un film interattivo, un film in cui tu stai facendo qualcosa attivamente per portare a compimento la storia, però perché non è un film? Anche tipo Black Mirror Bandersnatch, sì, il film interattivo di Netflix, è un film in cui tu facevi le tue scene, è un film di merda, cioè nel senso a livello per come è riuscita, però a livello concettuale è però perché alla fine divento io il regista, appunto, eh. E quindi il film per me è il prodotto, però comunque qualcuno ha preimpostato le tue scelte anche nel videogioco, sì, certo. Cioè nel videogioco comunque tu ho capito, spesso, cioè non so, tipo in Baldur's Gate magari, che è un videogioco un po' più complesso, tu fai le tue scelte e le tue scelte hanno conseguenze anche sulla storia, quindi ci sono più possibili finali. Stessa cosa magari Elden Ring, ma Elden Ring la storia è un po' meno importante. Però tipo Spider-Man o Spider-Man per esempio, lì semplicemente segui la storia, quella è... Cioè, tu semplicemente stai completando le tue missioni, le cose, eccetera, per poi comunque arrivare allo stesso... Cioè, non è che hai molta scelta, tra virgolette, su quello che stai facendo. Ok, però cioè, io come faccio a sapere
se tutte quelle scelte sono state scelte dal regista X. Cioè magari su 10 scelte che posso fare, il regista ne ha pensate 4 e 6 la sua troupe, il suo team, i sceneggiatori. E che ne sai? In un film che guardo al cinema, io vedo almeno una delle 4 opzioni che ha pensato il regista. Vedo il suo punto di vista. Ma che ne sai? Che tutte le scelte che ci sono in un film sono del regista e non sono suggerimenti di qualcuno che o dello sceneggiatore o del produttore o quanti film quanti film poi quando escono magari floppano e poi il regista dice vabbè il produttore mi ha tagliato questo, mi ha tagliato quest'altro, ha cambiato tutto e poi non era più il mio film. Cioè io penso semplicemente quando poi i film vanno bene no, però quando dovresti rimanere un po' della tua idea di quello che vuoi trasmettere, cioè, ho capito, ok, però comunque cioè anche quando guardi un film non sei sicuro al 100% di quello che stai, cioè che quello che stai guardando è una scelta del regista o una scelta collaborativa o un compromesso con qualcos'altro eccetera eccetera, perché alla fine cinema è arte ma è anche industria, quindi ci sono le probabilità mi sembrano, cioè in un videogioco il videogioco, penso il videogioco è arte come lo è il film, non vuol dire che è un film come la regola che hai detto, ma perché tu stai distinguendo queste due cose, vuol dire che è ok, però perché tu stai distinguendo queste due cose, in ballo il videogioco per dire anche quello può essere un film, anche quello può essere un film più lungo, ma comunque la narrazione è più lunga che quella, perché chiamare tutto film, sono cose diverse, cioè questo è un film. Sì. Questo è un film? Sì. Dipende come lo monti. No, ora lo pubblico su YouTube così. Non siete d'accordo? E lo chiamo Questo è un film. Film by Michel Sabutelli. Oppure Questo è un film? Punto interrogativo?